Eccoci qui, siamo ripartiti dopo questa pausa, lunga pausa forzata per questa emergenza che sta pian pianino volgendo al termine. Abbiamo deciso di ripartire, adesso ci troviamo in Toscana. Siamo partiti dalle Marche, stiamo andando a Massa, precisamente alle terme di San Carlo di Massa, dove ci aspetta Gilberto Colla, il nostro amico attore e regista di Gran Casinò, ma anche futuro regista, anche di Identità di Carta e futuro regista dello spettacolo che realizzeremo alla fine dell'Eurotour. Alla guida c'è sempre Maria Chiara, io mi riposo qui di fianco, lascio tutte le incombenze a lei. Abbiamo appena partecipato anche alla trasmissione Esatto di Radio Itineraria, dove Marco Visconti e Emisiano ci hanno chiesto un po' a che punto siamo con questa ripartenza, e abbiamo ascoltato una bellissima intervista sull'Afghanistan, sul diritto allo studio, la lotta per il diritto allo studio da parte delle ragazze afghane, in un momento in cui si parla sempre di un tema alla volta nella nostra informazione italiana. Invece mi piace che Radio Itineraria abbia voluto dedicare spazio alle guerre che ormai sono guerre dimenticate, che erano sulla cresta dell'onda fino a poco fa, ma che in questo momento sono un po' dimenticate. Bene, noi ci tenevamo a dirvi che siamo ripartiti, a salutarvi, a dirvi che questa sera appunto ci sarà questa bella chiacchierata mangiando bene, perché loro sono anche ristoratori e quindi sicuramente mangeremo delle cose deliziose di cui vi parleremo, e che soprattutto da domani ripartiamo, andiamo verso la Liguria, ci faremo un percorso alle Cinque Terre per arrivare fino alle terre di confine a Ventimiglia e poi entrare in Francia e dare il via alla parte europea, non italiana diciamo, di questo Eurotour. Mari, cosa vogliamo aggiungere? Salutare Diego. Ah, salutiamo Diego, salutiamo Viola, in particolare il piccolo grande Diego che sta facendo la sua parte e che ci sta dando grandi soddisfazioni giorno dopo giorno, la piccola Viola che abbiamo abbracciato e salutato poche ore fa e che non vediamo l'ora di riabbracciare, e tutti voi che state seguendo l'Eurotour. Vi terremo informati su tutto quello che succederà e che avremo da raccontarvi, perché andremo a cercarcene le cose da raccontarvi. Quindi non passerà tanto tempo come è successo tra il primo e il secondo filmato, ma d'ora in avanti il contatto sarà molto più frequente. Grazie a voi che ci seguite e grazie alla mia autista che mi porterà per 40.000 km in giro per l'Europa con il Fido Zefiro. Zefiro, il nostro camper fidatissimo, che fino adesso ci sta veramente trattando bene. Anche i pannelli solari stanno andando alla grande, avevano avuto un problemino, ce l'hanno messo a posto, tutto perfetto. Non ci resta che salutarvi. Ciao. Ciao.